facciamo di una persona importante per la sua vita atletica, che è Beniamino Regazzoni, che penso che sia qua con noi. Dov'è Beniamino? Se c'è, lo invito a venire qua con noi, perché comunque è una persona molto importante della S Verate, che ha aiutato veramente Sofia nel suo percorso atletico, e la prima gara l'ha disputata nel 2010 e ha vinto la sua prima medaglia d'oro, classificandosi al primo posto. Corretto? È giusto? Poi insomma l'atletica è andata un po' su, un po' giù, eccetera, eccetera, però diciamo che adesso Sofia ha trovato un nuovo allenatore che si chiama Daniele Castelli, ed è con lui è ritornata a correre con molto entusiasmo. Oltre a questo lei sta frequentando anche il liceo artistico e è inserita nel progetto di sperimentazione didattica studente atleta di alto livello del Ministero dell'Istruzione, per cui ritengo questa cosa una cosa meritoria doppiamente, perché oltre ai meriti sportivi che ha ottenuto lo scorso anno a livello nazionale, ha anche questa carriera scolastica che non trascura, che in qualche modo la fa diventare un'atleta diciamo completa anche dal punto di vista scolastico, come è giusto che sia della sua età.